on that door so you can get in. And don't mind the time, forget all that's dead. Tutto un video che ruota attorno ad una frase, ovvero i tarocchi non sono magici. Ogni volta che la dico sembra che lo sto facendo quasi per aizzare le persone. In realtà no, è quello che credo davvero, i tarocchi non sono magici. Non ti arrabbiare, non c'è niente di strano, anzi, per dirla proprio tutta, i tarocchi non sono altro che cartoncini disegnati e colorati. Però ciò che è magico è come i tarocchi riescono a collegarsi al tuo inconscio, con quella parte più profonda e più ampia di te stesso. Quella parte di te che sa che ci sono dei limiti, ma è estremamente convinta che questi limiti possono essere affrontati e distrutti. E così quello che vuoi, magicamente, diviene possibile. Il fatto di credere che sia il tarocco ad essere magico e non tu è uno di quegli eventi di deresponsabilizzazione che l'essere umano moderno ha creato pur di non attribuirsi un certo valore. Io non ho colpe, non ho responsabilità. Per me è uguale, non dipende da me. E invece sai cosa? La tua vita dipende da te e da nessun altro. Se credi che siano i tarocchi ad essere magici, probabilmente stai svalutando te stesso. Hai notato che poi sopravvalutare e sottovalutare sono due concetti che si incatenano bene, perché nel momento in cui sopravvaluti te stesso, automaticamente sottovaluti te stesso, nel senso che se hai bisogno di sopravvalutarti per essere qualcuno, stai sottovalutando ciò che sei realmente. Questo non è possibile, è lontano dalla logica tarologica. Fatti carico di tutte le responsabilità che possono anche conseguire dalle scelte che compi nella tua vita, ma è proprio questo il bello, essere inseriti in questo processo così ampio, così immenso e così infinito che è proprio l'esistenza. Questo discorso, ovvero il concetto di farsi carico della propria esistenza attraverso delle decisioni o delle scelte più o meno ragionate, intuitive, fatte col cuore, è ben sigillato nella ruota di fortuna, l'arcano 10 dei tarocchi di Marsiglia. E la cosa che mi fa impazzire è che nella carta in cui si parla della gestione della propria realtà, un altro concetto che è ben codificato rappresenta i cicli di vita. Nel senso che ogni qualvolta noi andiamo a gestire la nostra realtà, possiamo chiudere o aprire cicli di vita. E la gestione della realtà è niente po' di meno che un istinto così grande, paragonabile quasi a quello di sopravvivenza. Quante volte abbiamo lasciato ad altri, a dinamiche esterne, l'ingrato compito di guidarci? E anche quando abbiamo iniziato ad esaurire le persone sulle quali potevamo scaricare la nostra responsabilità, ecco che abbiamo iniziato a tirare in ballo questi macro concetti come i tarocchi, l'olismo, le materie olistiche, Dio. Però poi anche in quel caso i nostri conti non ritornano, perché vediamo tante ingiustizie, vediamo tante cose nel mondo che non vanno, e allora ecco che iniziamo a strutturare dei discorsi a mio avviso insani, fuori da ogni dominio della ragione, sia fatta la volontà di Dio, di fronte magari a uno sterminio di mille persone. Ecco, anche in questo caso, pur di non esercitare la nostra meravigliosa facoltà di gestione della realtà, preferiamo costruire dei miti, dei concetti che sappiamo non essere veri, che sappiamo che sono speranze. Sì, ci possono aiutare, ci possono confortare, ma rimangono pur sempre speranze. Dunque, prima di finire questo video come fosse un trattato di ateologia o scagliandomi poi contro i tarocchi, voglio semplicemente affermare una cosa. I tarocchi devono essere un valore aggiunto nella tua vita, ma non devono essere un pretesto per toglierti ogni facoltà di raziocinio od ogni facoltà di dominio sulla tua vita, perché i tarocchi sono un ottimo amico, ma un padrone cattivissimo.